Ciao a tutti, ed ecco un Garmin Edge 520 che dopo una violenta caduta, e si può vedere da come è scheggiato lo spigolo e crepato il vetro, funziona ancora. L'altro grande problema è che sul retro ha la plastica consumata proprio dove si va ad agganciare al supporto fissato al manubrio. Materiale necessario: leve in metallo in plastica, giravita croce, nastro di carta, colla per schermo cellulare B7000, saldatore a stagno, termorestringente, base supporto con morsetti, schermo LCD con vetro incluso, cover supporto posteriore, a questa mancano le due sporgenze laterali per il fissaggio su staffa. Chi ne avesse bisogno può prendere i dati dall'originale. Pistola termica o asciugacapelli. Iniziamo. Rivesto il vetro con del nastro di carta per intrappolare eventuali schegge durante lo smontaggio. Scaldo il perimetro della zona frontale. Con una levetta in metallo cerco di aprire un varco molto lentamente, senza forzare troppo. Nel mio caso qualche inclinatura in più al vetro non mi preoccupa, ma per chi dovesse sostituire soltanto la batteria è bene andare con cautela in modo da non danneggiare il vetro. Metto in trazione il vetro con le levette, lasciando il tempo necessario all'adesivo di scollarsi, e poco alla volta aumento fino a che si scolla del tutto. Ora bisogna fare molta attenzione a non tirare, perché sul lato destro c'è il flat da sganciare. Sganciato il flat, tolgo le quattro viti che fissano la scheda al cover posteriore. Scollego la batteria. Siccome il solo vetro di ricambio costa molto caro, per qualche euro di differenza in più l'ho acquistato completo di LCD, che risulta anche più comodo nel montaggio essendo preassemblato. Ricapitolando, abbiamo il cover posteriore con batteria poco efficiente e l'aggancio posteriore consumato, la scheda funzionante e lo schermo LCD funzionante col vetro crepato. Ed ecco finalmente che è arrivato il nuovo cover posteriore senza batteria, con solo l'altoparlante. Qua si vedono i due lati per l'aggancio a supporto, la batteria nuova non originale e lo schermo LCD con vetrino incollato. Procedo togliendo il connettore dell'altoparlante . Visto che in questo caso l'altoparlante si toglie facilmente, lo tolgo per saldare i fili più comodamente, rispettando le colorazioni. Scaldo il termorestringente per isolare le saldature. Posiziono altoparlante e batteria. Recupero la spugnetta adesiva dal vecchio connettore e la incollo al nuovo. Aggancio il connettore batteria alla scheda. La posiziono nella sua sede. La fisso con le sue quattro viti. Collego il flat. E provo ad accendere il Garmin per verificare che funzioni. Sgancio il flat. Sta
stendo un filino di colla ed ora collego il flat. E chiudo piano piano lo schermo facendo aderire la colla. Se vi è piaciuto il video, mettete un like ed iscrivetevi al mio canale. Grazie, ciao, alla prossima!